Salve a tutti, sono qui con il coordinatore di Siracusa Online che stasera si è fatto promotore anche lui di una campagna importantissima di sensibilizzazione contro appunto le spose bambine, che stasera appunto ha anche un po' presentato e fatto da moderatore della conferenza. Come è avvenuto il primo contatto appunto con questa campagna? Innanzitutto moderatore non è stato facile, perché moderare una personalità come Giorgio Butera non è facile. Beh, diciamo che è stato un approccio innanzitutto a livello personale, perché c'è una grande amicizia con Giorgia, con la quale abbiamo già affrontato altri progetti, e poi c'era il coinvolgimento diretto di una delle ragazze che ho la fortuna di coordinare in Siracusa Online, Valentina Polini. Quindi quando mi è stato chiesto di introdurre l'evento non potevo che accettare, anzi sono molto orgoglioso e contento di essere qui. Di portare avanti questa iniziativa lodevole che appunto si svolge ad Augusta e che vede diverse tappe. Sicuramente l'importanza dei media nella diffusione di questa campagna è fondamentale, ma non tanto dei media intesi in modo tradizionale. Questa è stata una campagna che è partita in maniera cosiddetta virale. Ora non esiste la ricetta della viralità, ma se dovessimo studiare a scuola un case history, direi di partire proprio, dovremmo partire da questa campagna qui, che è partita semplicemente da una fotografia che ha colpito l'immaginario collettivo in una maniera incredibile, ha fatto il giro in maniera spontanea, senza l'odioso spam che si ha sui social network, proprio in una maniera spontanea, e noi nel nostro piccolo abbiamo fatto la nostra, essendo appunto soltanto online, abbiamo fatto la nostra parte, sia anche a livello dei nostri profili personali, senza, ripeto, nessun tipo di intervento, proprio in maniera spontanea, e questo credo sia una delle chiavi del successo che ha portato la campagna a battere porte importanti, quelle delle presidenze del Senato, della Camera, addirittura della Repubblica, quindi e all'ONU, ecco, insomma, siamo a livelli altissimi, credo. Infatti. Chiaramente appunto è importante il sostegno, grazie per il suo intervento e le sue parole. È tutto da Rassegna Metropolitana, Jessica Bellistri.